Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova semifinale del torneo Chessnaught. Nella scorsa semifinale c'è stato appunto la sfida tra Gianluca Musumeci e Chub Mike MC. Quest'oggi vediamo la sfida tra Luigi Laganà e Mattia Molinari. Scusate se ogni tanto si muove la schermata, ma purtroppo è down la situazione giornaliera. Infatti ho praticamente il cellulare sotto carico perché scarico il 18% e nel frattempo sta sul supporto dove deve appunto registrare il video, e siccome si muove perché purtroppo il filo lo tira ed è troppo corto, devo mantenerlo, quindi purtroppo vedrete qualche movimento. Quindi adesso vediamo insieme chi dei due ha vinto invece in quest'altra sfida. Vediamo insieme che sfida è. Scende in campo Gardevoir, che con corpo chiaro ruba l'abilità di Diancy, ovvero non me la ricordo più. Forse pressione, non ho letto, non mi sono distratto, non lo so. Ah, corpo chiaro, cazzo, è vero. Ovviamente si mega evolvono entrambi i Pokémon, sia Diancy che Mega Gardevoir. Penso sia più veloce Mega Gardevoir, vedremo chi farà più danni. Attenzione perché Gardevoir setta il sostituto, ma non sa che quel Diancy è in grado di sferrare Diamante Tempesta, che come abbiamo potuto vedere è in grado di, se non sbaglio, one-shottare Mega Gardevoir, perché comunque Mega Diancy si usa attaccante speciale e fisico. E comunque adesso, come vedete, si è attivato anche l'effetto secondario di Diamante Tempesta, un boost in difesa. Come ben saprete, Diancy è un Pokémon molto difensivo, ma la sua forma mega evoluta non è assolutamente una forma difensiva, anzi più che altro attacca a schifo e diventa una potenza micidiale. Arriva il Diamante Tempesta su Chessnaught, che ovviamente non fa nulla. Non arriva di nuovo il boost della difesa da parte di Mega Diancy, però probabilmente adesso contrattaccherà con Forza Lunare. Forse Luigi non si aspettava l'attacco di questa, diciamo, peculiarità di Mega Diancy, ovvero quella di poter sferrare sia potenti attacchi speciali che potenti attacchi fisici. Questa è una caratteristica particolare, io ammiro particolarmente i Pokémon che riescono a sferrare attacchi di entrambi i tipi, perché anche se io sinceramente questa scelta non l'ho capito da parte di Luigi, perché suicidarsi in questo modo non lo so. Ah sì, ok, ho capito. Però comunque hai perso molta vita, devo dire. Diancy riesce a resistere solo grazie al boost che ha ricevuto da Diamante Tempesta in difesa, altrimenti sarebbe già morto. Quindi vedete, comunque è un non ha molto significato il boost in difesa, cioè potrebbe sembrare così, ma in realtà un significato ce l'ha, è veramente potente e merita assolutamente come mossa. Diancy viene ritirato da Mattia, e scende in campo Itran, perché ovviamente Diancy sarebbe stato mandato KO con Baldeali di Talonflame. Baldeali infatti arriva e farà il danno invece a Itran, non farà assolutamente nulla, e invece no, sti cazzi, fa un danno incredibile anche su Itran. Talonflame adesso verrà sostituito, prima ci sono gli avanzi. In ogni caso stavo dicendo anche un'altra cosa prima, solo che purtroppo l'ho scordata, vabbè, pazienza. Arriva il sostituto da parte di Talonflame, che cosa farà mai Itran? Ok, approfitta per settare le levitroccia, ottimo, perché al prossimo turno di entrata di Talonflame probabilmente andrà KO, a meno che proprio lo stesso Talonflame non conosca Trespolo, ed è l'unico modo per salvarsi. Invece arriva di nuovo il Baldeali, avendo visto che comunque fa danni consistenti anche ad Itran, continua così, subisce altri danni, non arriva però alla vita rossa, anzi più che altro gialla, scusate. Arriva il lava sbuffo da parte di Itran, riuscirà a eliminare il sostituto di Talonflame? Secondo me no. E invece riesce ad eliminarlo. Ok, arriverà un altro Baldeali. Secondo me sarebbe la cosa più giusta da fare, perché in quelle condizioni di vita, se non conosce Trespolo, è inutile continuare a fare. Ok, perfetto. Se non avesse conosciuto Trespolo, io probabilmente l'avrei fatto suicidare su Itran e basta, perché non avrebbe più senso. Ottimissimo predict da parte di Mattia, che predicta appunto il Trespolo e manda KO Talonflame, sapendo che Trespolo, quando viene utilizzato, toglie all'utilizzatore il tipo volante. Quindi Talonflame è diventato solo di tipo fuoco e vulnerabile alle mosse di tipo terra. Predict eccezionale, non so se voluto o non voluto da parte di Mattia, bravissimo. Questo dimostra che nonostante abbia vinto Luigi su carta, entrambi gli sfidanti sono stati veramente bravi. Qui nel frattempo Itran riesce a resistere persino a fuoco al colpo di Mega Gardevoir, ottimissimo, bravissimo, veramente si vede da qui appunto che Itran era un Itran difensore speciale, un po' come quello che giocavo io. Arriva il gran voce da parte di Mega Gardevoir, che manda KO Itran, ormai in fin di vita. Mentre scende in campo Diancy, eccolo qua. Non mi ricordo più chi fosse più veloce di Diancy. Ecco, era più veloce di Diancy. Infatti diventa tutto un altro Pokémon quando si mega evolve. Diventa velocissimo e agile. A parte che prima, aspettate un attimo, prima l'aveva sfidato Mega Gardevoir, aveva utilizzato sostituto e dopo ha utilizzato Diamante Tempesta. Sono entrambe mosse senza priorità. Quindi c'è qualcosa. Evidentemente Mega Diancy e Mega Gardevoir, ragazzi, sono in speed tie. Cioè,
hanno entrambi la stessa velocità, cosa incredibile che io non pensavo sarebbe mai successa. Arriva il verde bufera da parte di Serperior, che è il suo compito principale, settare la verde bufera. Brutto colpo e si busta l'attacco speciale. Cosa farà adesso? Privazione o Drago Pulsar? Sono entrambe opzioni valide. Drago Pulsar viene a diventare un'opzione valida quanto privazione, proprio perché è stato boostato di due in attacco speciale. Quanto danno farà? Non riesce a one shotarlo. Arriva il Drago Bolide. Non penso che Serperior con quella Spread Dev riesca a reggerlo. E invece riesce a reggerlo con 7 PS. Ottimo. E adesso andrei di... Ah, aveva la Citrus Berry. Ok. Io adesso andrei senza problemi di verde bufera, perché tanto Latias con quella vita non riesce a reggerlo. Speriamo solo che non missi. Non missa. E arriva l'attacco dritto di Luigi in faccia a Latias. In faccia a tutti i ragazzi. Che manda KO Latias. Latias non ha più energie. E viene boostato di un altro 2 in attacco speciale. Ah, 2 Serperior. Serperior contro Serperior. Quale sarà più veloce? Serperior usa strizzata. Madonna ragazzi, questa mossa mi ha praticamente provocato un'erezione. Io lo voglio dire. Bellissima idea innovativa. È l'innovazione che io apprezzo nei team. Fantastica strizzata. Io non l'avevo mai vista sinceramente. O forse sto facendo un fail incredibile, perché forse strizzata già si usa. Però boh, non lo sapremo mai. Arriva la Sorbipugno che manda KO Serperior. Recesnot recupera un po' di vita, ma ormai è senza speranze perché ha praticamente la vita rossa. È riuscito in ogni caso a reggere ad una mossa speciale di Serperior a più 4, che nonostante non abbia lo stab, sapete benissimo che fa un danno enorme nel caso in cui il suo avversario ha tutta la vita. Ed è proprio una trovata geniale insegnare strizzata a Serperior. Io non so se il set su Smogon classicamente utilizza anche strizzata, forse sì e io ho fatto un fail, però io sinceramente non l'ho mai visto. L'ho visto principalmente con privazione, con giorno, come si chiama, verde bufera, Drago Pulsar, ma con strizzata sinceramente non l'avevo mai visto. L'ho visto più che altro con giga assorbimento. E io sono veramente sorpreso, sono veramente contento di aver visto uno sfidante che ha fatto una cosa del genere. Quindi complimenti Luigi, bravo. E questa è stata una mossa che veramente mi è piaciuta. Così come mi è piaciuta, e non scordiamocelo, il grandissimo predict da parte di Mattia Molinari, che è riuscito a predictare il trespolo di Talonflame e a colpire con Geoforza, e a colpirlo appunto con Geoforza. Quindi bravissimi entrambi. Questo dimostra la qualità di queste sfide, veramente bravissimi. Arriva il fuoco carica di Arcanine, ma Chesnaught si protegge, provoca dei danni ad Arcanine, che nel frattempo recupera vita con Leftovers, mentre Chesnaught continua a perdere vita a causa di fuoco fatuo. Ovviamente non sarà lo stesso danno recuperato dagli avanzi, ma no, giusto, ci sono i Lich Seed, quindi comunque quello che perde prende, anzi no, in realtà si trova in positivo grazie agli avanzi, si trova in positivo di appunto un sedicesimo di vita. Stavo digerendo, lol. Arriva il fuoco carica che manda KO Chesnaught, infatti, e siamo all'ultimo turno, il 23esimo. Però c'è qualcosa che non quadra, non ho capito, ma non doveva vincere Mattia? Ebbene sì, perché mi è stato detto che doveva vincere Mattia. Vi ho spoilerato il finale come un pezzo di merda. Va KO Arcanine. Ma questo non era l'ultimo Pokémon, vero? E invece sì. Ora vi faccio una domanda, a magari potete rispondere nei commenti. Se quell'Arcanine avesse avuto nel suo set mosse extra rapido, sarebbe stato in grado di buttare giù Diance? E avrebbe pertanto vinto la sfida. Vedete, questi piccoli dettagli sono fondamentali. Magari può servire a Luigi come spunto di riflessione. Perché comunque lui sì, ha vinto la lotta vera e propria. Hanno fatto un'altra giusto per lasciare il video. Io sapevo già che avrebbe vinto Mattia, perché l'aveva detto, me l'ha spoilerato purtroppo. Dannato, io volevo vedere una sfida bella. Quindi ragazzi, grazie mille per aver visto questa sfida. Vi invito a rispondere a questa domanda che ho fatto, perché sono curioso di vedere un po' le vostre opinioni. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver visto questa sfida. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale, perché arriveranno ovviamente i video della finale del terzo posto e della finale, quella magica, del primo posto. Quindi ciao a tutti ragazzi da Chesnaught X.